migliori massaggi professionali li trovate in tutta Italia. Sono i massaggi a metodo Diabasi. Oggi mi trovo a Recanati, dove vi presenterò lo studio di massaggio professionale del dottor Claudio Micheloni. I massaggi a metodo Diabasi sono oltre 60 tecniche diverse, collaudate da uno staff scientifico per efficacia e sicurezza. Andiamo a conoscere il professor Claudio Micheloni. Eccoci da Claudio Micheloni. Ciao Claudio. Ciao Emilio. Ti farò alcune domande perché dobbiamo presentarci, dobbiamo vedere, le persone sono molto interessate a capire come funzionano questi massaggi a metodo Diabasi, come lavori tu, insomma, come ti muovi. Ora vediamo un po', ti faccio qualche domandina. Cominciamo però dall'esperienza di vita, perché si parte sempre da lì. Come ti è venuta l'idea di diventare un massaggiatore? Poi so che tu hai fatto una scuola precedente, magari se lo dici, e poi hai avuto un attimo di fermo, poi hai ricominciato, insomma è una storia di vita in questo settore, in questo campo importante, e sappiamo bene anche che oggi fai questo lavoro full time, ecco. Quindi raccontami. Duilio, nasco come diploma ISEF, quindi ho fatto i 3 anni ad Urbino e poi la vita mi ha portato a lavorare in un supermercato. Il supermercato è chiuso e dovevo trovare qualcosa per rientrare nel mio ambito sportivo, perché prima seguivo anche squadre di calcio a livello di preparazione fisica e vedevo negli spogliatoi il massaggiatore che sudava, si muoveva e tutti che gli chiedevano le cose, e quindi ho cercato in internet quello che mi interessava. Ho trovato la scuola, va bene, ho fatto il percorso sportivo, mi è piaciuto tantissimo. E quindi ho ristrutturato questo mio locale e l'ho adibito appunto a sala massaggi. In un'altra stanza ho anche una palestra dove faccio personal trainer, però quello che mi piace di più è il massaggio. E comunque hai messo insieme entrambe le tue formazioni, non si butta mai da niente, diciamo sempre. Tutte le esperienze che abbiamo fatto, probabilmente anche l'esperienza del supermercato ti serve in questo mestiere, serve tutto, perché anche quando parliamo con le persone, no, dobbiamo conoscere tantissimi argomenti, perché le persone sono diverse e ci fanno domande diverse, non solo sulle problematiche che hanno, ma anche sulla vita in generale. Quindi più cose sappiamo, meglio è. Dico sempre che il massaggiatore deve avere una formazione infinita in tutti gli argomenti, in tutti gli argomenti possibili. Bene. Trovi il tuo cliente che vuole il massaggio in silenzio, trovi anche il cliente che invece vuole socializzare, vuole parlare, vuole scoprire cose nuove, quindi anche il lavoro al supermercato mi ha portato a socializzare di più con i clienti. Quindi l'ambito sportivo è il tuo ambito, sì. Infatti qui vedo appeso il diploma nazionale delle competenze tecniche acquisite di operatore massaggio sportivo. Tutta la vita sport. Quindi tanti clienti che fanno sport? Abbastanza, sì, abbastanza. Vengono tanti sportivi, ma vengono anche clienti che hanno bisogno di un decontratturante, di un massaggio rilassante, di un maolio. Una viaggio di calma, di un contrapezzo. Esatto, assolutamente sì. Quindi sì, vengono tanti sportivi, ma vengono anche clienti che vogliono il massaggio classico. E seguo anche delle squadre? Io sono anche preparatore di una squadra di basket, però ho anche delle collaborazioni con delle altre associazioni che vengono qua da me in studio per dei massaggi. E con le squadre, questa di basket, ad esempio, fai solo il preparatore o fai anche il massaggio? No, io nella società di basket sono preparatore tecnico e massaggiatore, quindi li seguo durante tutto l'arco della stagione e la domenica, quando hanno bisogno di massaggio o taping o qualcosa inerente comunque all'attività sportiva, io sono presente. Penso che chi faccia sport abbia sempre bisogno di massaggio. Cioè, assolutamente. Sì, anche la piccolissima coccola pre-gara però hanno bisogno. Ci sarebbe un massaggiatore per ogni sportivo, che molti, insomma, i sportivi più importanti, insomma, quelli di alto livello, hanno anche loro un massaggiatore, certo, personale. Sì, ecco. Sì, sì. Benissimo. E hai aperto questo studio, hai detto che è uno studio, insomma, che tu hai realizzato, che avevi già, insomma, che di tua proprietà, hai realizzato poi, l'hai messo a posto, sistemato, hai creato gli spazi, le cabine, però hai fatto una scelta di aprirlo a marchio Diabasi. Come mai hai fatto questo? Potevi chiamarlo studio professionale Claudio Micheloni, punto e basta, un tuo nome di fantasia? Beh, innanzitutto mi sembrava giusto aprire col nome Diabasi.
Perché? Perché la scuola mi ha dato tanto, collaboro con la scuola e quindi mi sembra un segno anche di riconoscimento aprire col brand di Avasip. Poi, se lo chiamavo Prof. Claudio Micheloni, potevano conoscermi poche persone. Col brand di Avasip a livello nazionale, sicuramente ho più visibilità. Allora, Recanati è una città con 20.000 abitanti circa, giusto? 21.000. 21.000, quindi non è molto grande, ok? Quindi la clientela ti arriva soprattutto da qui o anche da paesi limitrofi? Come... Ma la mia clientela è soprattutto recanatesi, poi anche col passaparola mi vengono clienti anche dei paesi limitrofi, però gran parte sono recanatesi. Il passaparola secondo me è fondamentale, almeno in questo lavoro, almeno per me una persona mi chiama, guarda mi ha dato il numero questo, mi ha dato il numero l'altro. E... Tu utilizzi i massaggi a metodo di Avasip. Ora, che risposta hai al cliente in queste tecniche? Ho detto prima, anche in fase di presentazione, questi massaggi, queste tecniche di massaggio, noi le abbiamo in anni collaudate per la loro efficacia proprio, no? Anche un massaggio già esistente, mettiamo conto il massaggio decontratturante, abbiamo voluto rivedere, rivisitare fino a trovare delle connotazioni anche nuove, diverse, perché questo possa funzionare ancora meglio. E in effetti trovi che funzionano queste tecniche? Cioè, come rispondono i clienti? I clienti si trovano benissimo, ritornano, quindi trovano sicuramente... Ma risultati anche, cioè riesci a risolvere... Sì, dipende poi anche dall'aspetto proprio fisiologico e anatomico del cliente. Trovi il cliente che riesce ad assorbire subito il massaggio, quindi sta bene fin dal primo trattamento, e trovi anche il cliente che invece è un po' più difficoltà nel risolvere il problema, quindi ha bisogno di più trattamenti. Però sì, io non ho avuto nessuno che ha detto ah guarda non mi ha risolto il problema. Non perché sono bravo io, però diciamo che i trattamenti hanno i risultati che vogliamo noi. Ecco, perché io posso dire quanto voglio, che sono dei massaggi che funzionano molto bene, ma poi è chi è sul campo che ci arrivano veramente. Qui abbiamo trovato insomma parole che esprimono esattamente quello che ho detto prima, quindi questa efficacia nei trattamenti di massaggio metodo di Avasip. Ripeto, sono oltre 60 tecniche, non solo quelle sportive, che ci appassionano tanto. Anzi, ma tra i massaggi che tu pratichi, qual è quello che preferisci, quello che ti piace più fare? Beh, quello che mi piace di più in assoluto è il Mori, perché è fatto con i legni, quindi patu, piccoli patu, sfere, mezze sfere. Il cliente che dice con cosa mi stai toccando adesso, con cosa mi stai trattando, e quindi è bello, poi è total body. È marchio registrato, quindi possiamo fare solo noi. Esatto, il massaggio Maori lo possiamo fare solo noi operatori di Avasip, perché è un marchio della scuola di Avasip. Questo è quello che mi piace di più. E funziona? Sì. È un decontratturante profondo, sì, che permette di ottenere questa profondità senza il dolore e senza lo sforzo eccessivo per l'operatore. Perché invece di andare col gomito vai con grande pato. Però... Esatto. E senza il dolore anche del ricevente, cioè normalmente viene massacrato da gomiti, nocche e quant'altro, no? Bene, adesso cambiamo location e andiamo a vedere la palestrina di Claudio. Eccoci nella palestrina di Claudio. Diciamo che io sono più massaggiatore che palestrato, però insomma qualcosina faccio pure io, no? Allora, qui cosa fai invece? Quali tipi di trattamenti, di lavori fai con i clienti? Mi hai detto, ti anticipo solo una cosa, certo, che in questa palestrina che adesso voi vedete solo in una piccola inquadratura, in realtà è molto grande, c'è molto spazio, sono quasi 7 metri per 7, insomma, sì, ecco, una bella dimensione, però tu lavori sempre one to one, sì, tu col tuo cliente. Vabbè, io ti auguro di continuare così, come vedete ancora incontriamo in continuazione persone di questo livello, preparate, pulite, che proprio credono in quello che stanno facendo e lo fanno con grande passione. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, ti saluto Claudio, grazie per aver ospitato qui alle Canati. E ci sentiamo molto presto. Grazie. Ciao.